Buonasera, buonanotte per voi in Italia, f 5 iscrivetevi al canale, stiamo tornando alla regolarità delle trasmissioni, tante cose da dire oggi, in particolare bisogna ricordare Gianni Minà, grande giornalista, scomparso questa notte, parlo come se fossi in Italia. E... Giornalista, comunque, insomma, che si è fatto apprezzare nel campo sportivo, ma poi anche con le sue interviste al Dalai Lama, insomma, è stato veramente un, un, un grande giornalista che va ed è, gi che è giusto ricordare. Fronte. Juventus, oggi c'è stato l'udienza preliminare. Allora, non è successo niente: nel senso che si è rinviata al 10 maggio, si sono è stata accettata la costituzione parte civile dei piccoli azionisti che tramite il Codacon si, sono, eh, si vogliono costituire parte civile contro la Juventus, eh, ma ovviamente poi bisogna ascoltare le contraddizioni degli avvocati della Juventus. C'è stato un rinvio all'udienza del 10 maggio dove bisognerà ascoltare le contraddizioni degli avvocati, dove bisognerà dire, poi decidere la sede e poi una volta decidere se. Andare a rinviare giudizio. Quindi chiunque vi, vi dica che oggi è stata un'udienza negativa per la Juventus non è vero, oggi è stata un'udienza preliminare che continuerà il 10 maggio. Quindi niente di particolare. Questo è il processo ordinario, il processo penale, qui voglio dire avrà i suoi tempi che saranno abbastanza lunghi, la parola fine sarà data con il terzo giudizio in Cassazione, quindi mettiamoci l'anima in pace e come si dice godiamoci il lento eh, spettacolo. Oggi scadono, ieri per voi, 27 marzo, i eh, tempi, eh, tutte le proroghe richieste al Procuratore federale della FGC Chiné per eh, diciamo, l'indagine relativa alla manovra stipendi, quindi dovremmo sapere presto le sue eh, diciamo, conclusioni, che non dubito chiederà il deferimento, è una cosa di cui sono sicuro al 100%, ma non perché la Juventus sia colpevole, ma perché, voglio dire, funziona così. E sempre oggi era atteso, ma penso, penso che si sappia domani, la decisione del Consiglio di Stato in merito alla carta segreta COVID, che poi carta segreta più non è. Perché la, diciamo, il Consiglio di Stato ne aveva ordinato la consegna immediata, anche se c'era la discussione per vedere chi aveva ragione se la FGC a dire che la Juventus ha violato la causa compromissoria o se la Juventus o il TAR, che aveva autorizzato dire, la, eh, diciamo, la visione del documento da parte dei legali di eh, Cherubini e eh, Panatici. Ehm, in quanto documento cui avevano diritto di accedere. Tanta carne a fuoco. Ma quello che sembra, pare, è che questa inchiesta sulla Juventus, questa montagna, stia per partorire un topolino. Ora, perché? Perché evidentemente ci si è resi conto che già delle plusvalenze non si parla più. Perché è un argomento scottante. Non è facile dire le plusvalenze fittizie non sono dimostrabili, tutti le possono fare, però se, la fai, se ne fai oltre un certo numero, tu commetti un illecito, se ne fai di meno no. Perché? crei una legge mentre fai la sentenza, che non è possibile, non lo può fare neanche l'ordinamento sportivo, pensate un po'. Per quanto riguarda la manona stipendi c'è un certo silenzio che suona strano, perché quando il silenzio viene dai denigratori vuol dire che c'è qualcosa che li frena dallo sputare il loro veleno contro la Juventus. Non so cosa sia. Come dicevo a qualcuno che mi scriveva ieri in un commento, noi non sappiamo, voglio dire nulla. Il futuro è incerto per noi tifosi da divano. Probabilmente i dirigenti per i dirigenti è ancora meno incerto, visto che si sta già cominciando a programmare a proposito, l'allenatore l'ex allenatore del Bayern che io volevo mettere sotto contratto con la Juventus, Nigelsmann è nel mirino del Tottenham non dirò, non farò mai più il nome di un allenatore mai più me lo darò per me che come lo nomino viene se è disoccupato viene assunto da qualcuno che non è la Juventus quindi per evitare di rimanere solo con Conte non nomino più nessuno scherzi a parte Nell'under 21 Fagioli ha fatto una bella grande partita, penso che abbia preso anche un po'. Pa. Pare che la, diciamo, contro il Verona Iling possa diciamo, giocare dal primo minuto. Costi Co uh, è tornato un po' acciaccato dire, dalla nazionale per un dolore al tendine d'Achille, ma in genere i dolori ai tendini d'Achille sono facili da recuperare. Chiese è, è tornato dall'Austria dove è andato per. Quel dolore al tendine lo hanno rassicurato che non, è niente, che non è niente di che. E quello che diciamo, di cui si vocifera, è questo ricorso di Moggio alla Corte di Giustizia europea per i diritti umani, questo ricorso di Giraldo. Perché? Perché vedete. la Corte di Giustizia Europea ha ammesso il ricorso di Giraudo, cioè ha ammesso alla discussione il ricorso di Giraudo, di solito il 5% dei ricorsi vengono ammessi. Ora, se nel suo ricorso Giraudo, a Giraudo viene riconosciuta la lesione di diritto alla difesa, Giraudo moggi, e tutti quelli che hanno pagato potrebbero avanzare delle richieste di risarcimento molto importanti nei confronti della FGC. Ora, non vorrei che la FGC, e mi auguro, perché dico mi auguro che la FGC non abbia chiesto alla Juventus di trattare, perché la Juventus non deve trattare. La Juventus deve tenere le due cose separate. La Juventus deve dire, e spero che Erkan si comporti da freddo uomo di affari, deve dire no. Allora, caso plusvalenze. Noi riteniamo che la penalizzazione non sia giusta perché non c'è scritta da nessuna parte, vi siete inventati questa plusvalenza sistematica, che questo sistema di plusvalenze che non è punito da niente. Per quanto riguarda la manovra spipendi, Vediamo se a fronte di un aumento di 700 milioni di capitale voi ritenete che noi non potessimo iscriverci al campionato senza quelle modifiche. Poi, se abbiamo commesso delle irregolarità amministrative, come non aver depositato i contratti, come non aver acquisito le firme dei calciatori, eccetera, eccetera, pagheremo le dovute mullette perché sono multe, non punti di penalizzazione. I punti di penalizzazione arrivano solo se viene dimostrato il falso in bilancio. <ride> Però questo fatto che Elkan abbia elevato lo sponsor Fiat, perché adesso dico no, ma è stata la FGC che si è elevata la Fiat. No. Elkan non ha rinnovato. Io ho fatto un errore che abbiamo fatto in molti, lo sponsor FGC Fiat è scaduto a gennaio e non è mai stato rinnovato. Perché c'è stata comunica, comunicazione da parte di, della Fiat di non voler rinnovare. Quindi questa attitudine mi fa pensare che non ci sia stato nessun accordo. E fa bene la Juventus a non trovare nessuno accordo. Perché adesso anche quelli che prima erano contro la Juventus cominciano a pensarci bene. E a dire ragazzi qua se condannano, se si inventano gli illeciti a cazzo di cane per la Juventus, lo potrebbero fare per chiunque. Distruggi la Juventus, domani chi sta sui coglioni la Roma. Lo fai con la Roma, ti sta sui coglioni l'Inter, lo fai con l'Inter, ti sa sui coglioni. Cioè. Quindi anche chi era contro la Juventus, palesemente contro, comincia all'interno del mondo del calcio, a tentennare. Lo stesso Chinè, che chiede una proroga, non era così chiara la colpevolezza della Juventus? Perché chiedere una proroga? Era tutto così chiaro, così palese, così evidente. Quindi quello che io vedo è una situazione di incertezza, come se questa montagna che è stata costruita stesse per partorire in realtà un topolino. E io spero che non ci sia nessun accordo legato alla possibilità che Girato abbia vedersi riconosciute, di vincere la causa della Corte di Giustizia Europea, perché qui guardate non vengono restituiti gli scudetti. Qui si parla tra Giraldo, Moggi, Juventus, arbitri cacciati, eh, eccetera, eccetera, di un miliardo di euro di richiesta di risarcimento d'anni. Guardate che non credo che la FGC ce l'abbia. Quindi. Io se fossi la Juventus non tratterei, soprattutto se si tratta di trattare parziali ammissioni di colpe. No, mi vengo a difendere anche in un processo approssimativo come quello sportivo. E vediamo se avete le palle questa volta di fare come avete fatto nel 2006, perché questa volta. La forza mediatica dei social è importante. Nel 2006 c'erano, ma non erano così diffusi. Va bene? Nel 2006 il telefonino, io che telefonino avevo, avevo non c'era, credo, non c'erano ancora gli smartphone. Quindi adesso, adesso il potere mediatico è forte sia per chi è per l'anti-juventino, ma anche per lo juventino. C'è molta più informazione. Quindi attenzione perché io non comincio a pensare che chi ha montato la panna si trovi con la panna smontata nei confronti della Juventus. Non voglio dire che la Juventus sia totalmente innocente, non sto dicendo che Agnelli non ha fatto niente, non sto dicendo che Paraggi non ha fatto niente, ma io vi rinvio sempre alle motivazioni per cui il GUP non ha mai concesso gli arresti domiciliari di Andrea Agnelli dicendo non mi sembra che questi reati siano stati commessi in malafede ma più per negligenza che per, e per, mancanza, per mancata conoscenza delle leggi quindi per negligenza per questo non furono, stati, non furono concessi gli arresti domiciliari allora questo che cosa vuol dire? vuol dire che non c'è tutta questa volontà di, di, di truccare i bilanci e poi con 700 milioni di euro di aumento di capitale sociale non mi venite a dire che c'era bisogno di andare anche a truccare i bilanci okay? ecco perché io sono d'accordo con la divisione della società però in una società contabile con amministratori contabili che tengono in ordine il bilancio e poi società calcistica con amministratori Esperti di calcio, che quando hanno bisogno di comprare la carta igienica vanno dall'amministratore contabile e dicono: Posso comprare un rotolo di carta igienica? Ci sono i soldi? Ecco, allora si compra. Questo bisogna farlo perché altrimenti si creano di nuovo casini. Ma la sensazione che ho io è che tutti questi casini non sono poi così grandi come si voglia descrivere. Come si vuole descrivere. Vedremo che cosa succede. Nel frattempo iscrivetevi al canale, lasciate i vostri commenti e suggerimenti. FJNST, buonanotte, a domani.